nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della montagna invernale in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021-2022 dai rappresentanti di Confesercenti. Avverto che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione diretta della Web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Vittorio Messina, Presidente Nazionale Assoturismo Confesercenti, e Claudio Cuomo, Presidente Associazione Gestori Ospitalità e Recettività Diffusa, AIGO Confesercenti, ricordando che il tempo a disposizione è di 10 minuti da dividere tra le due persone. Grazie. Inizio io? Sì, prego, allora inizia. Sì. Vittorio Messina, Presidente Assoturismo. Benissimo, grazie, prego. Presidente, buongiorno. Innanzitutto grazie per averci, per volerci audire stamattina, soprattutto per porre l'attenzione e continuare a tenere alta l'attenzione sul comparto del turismo. Noi abbiamo dei problemi che attanagliano, come ben sapete, il comparto turismo e quindi dovremmo scindere alcuni di questi problemi che riguardano l'intera filiera del turismo, quella filiera che riusciva a fare e a determinare il 13,5% del PIL nazionale, dato che si è disaggregato in alcune regioni, schizzava anche oltre il 22-23%. Il turismo montano è un turismo di grandissimo appeal per quanto riguarda soprattutto non solo gli italiani, ma anche e soprattutto i flussi stranieri. Per avere un'idea, noi da nord a sud abbiamo circa 1000 rifugi che vengono classificati come rifugi alpini e che danno occupazione a circa 6.000 persone. Per fare un altro esempio, nella sola regione Piemonte questi offrono 6.000 posti letto e 8.000 posti tavolo. Quali sono le problematiche che attanagliano il rifugio alpino e in generale le strutture che operano nell'alta montagna? E innanzitutto sono quelli relativi alla infrastrutturazione, perché abbiamo un problema legato alla digitalizzazione in zone in cui già la copertura delle varie reti di telefonia mobile è molto problematica, e questo parlare quindi di registratori di cassa telematici, di trasmissione di segnale TV, senza che vengano previste le dovute infrastrutture, crea certamente una disparità, non solo una disparità soprattutto nell'offerta del prodotto turistico, ma anche e soprattutto una disparità tra lavoratori e imprese rispetto che lavorano in montagna rispetto agli altri colleghi che lavorano invece nelle valli. Il rifugio alpino, peraltro, fino a novembre 2020 sono rimasti esclusi dai ristori, e questo solo perché non avevano un codice Ateco proprio, e quindi sono rimasti fuori anche dal bonus ristorazione. A questo chiaramente non dobbiamo dimenticare che quando si parametrò il primo ristoro veniva parametrato per la differenza degli introiti registrati tra aprile 2019 aprile 2020, un mese che chiaramente nulla a che fare con il turismo montano. Oggi, benché si sia trovata una parte di rimedio, chiaramente si corre il rischio di avere una sperequazione tra chi lavora in montagna in termini di ristori ottenuti. Abbiamo un altro problema che è legato all'ecobonus, inizialmente previsto al 110, poi trasformato o divenuto all'80%. Anche qui non sono chiaramente ricompresi i rifugi alpini e quindi tutti gli immobili che rientrano come attività produttive in alta montagna, e questi hanno tanto bisogno soprattutto di cappotti termici, hanno tanto bisogno di innovazioni dal punto di vista dell'eco bonus per la sostenibilità eccetera. Un altro aspetto, e questo lo segnaliamo già da tempo, è quello di equipaggiare in modo adeguato da un punto di vista sanitario i rifugi e quindi le zone di montagna, cioè creare dei veri e propri presidi dal punto di vista sanitario, addirittura prevedendo innanzitutto una stretta sinergia con il 112 del primo intervento, e prevedendo addirittura la consegna di un kit che preveda non solo il defibrillatore ma un po' tutto quello che riguarda il primo soccorso, da consegnare all'apertura della stagione e da
chiaramente eliminare e riconsegnare alla fine della stagione. Abbiamo poi dei problemi ancora più tecnici che riguardano anche un po' l'intera filiera, ad esempio gli impianti di risalita. Ma avete pensato cosa significa l'aumento dell'energia elettrica? Oggi viene pagata 200 euro a megawatt, per cui, per fare un esempio che rende molto, un impianto di risalita che pagava 300.000 euro di spese per l'energia elettrica, oggi si ritroverà a pagarne 600.000. E guardate che gli impianti di risalita pagano il costo dell'energia elettrica anticipato, e questo è un grave problema. Un altro aspetto è quello legato al Green Pass nei confronti dello Ski Pass. Questi devono essere considerati come una sorta di autobus urbani con degli spostamenti veloci. È assurdo chiedere il Green Pass in questi casi. Verrebbero ad aggravare, diciamo così, non solo la gestione della vita quotidiana dell'impresa della montagna, ma avrebbero veramente poco senso. Altri problemi, e poi lascio la parola subito a Claudio Como, sono quelli relativi a tutte le imprese del comparto, e ci riferiamo alla moratoria dei mutui, cioè rinnovare tutti quelli che sono stati gli aiuti previsti fino ad oggi e che dovranno essere previsti naturalmente fino a giugno 2022. Pensate che se non dovessimo onorare la rata di un mutuo al 31 dicembre, parte segnalazione a CRIF con delle evidenti negative pregiudizievoli sul merito creditizio delle imprese, così come l'Agenzia delle Entrate che ci chiede a breve il pagamento di tutte le rate sospese. Le 5 settimane di turismo estivo di quest'anno e le 3 settimane dello scorso anno, o questi ponti, il primo lo abbiamo visto due giorni fa, sono delle minime boccate d'ossigeno che ancora non ci hanno consentito di poter né prevedere né recuperare i costi e le perdite che abbiamo subito in questi lunghi 18 mesi, né tantomeno poter cominciare a parlare di una lenta e dolorosa ripresa. Non siamo ancora a questo step, per cui chiediamo, ma veramente vi chiediamo, di tenere alta l'attenzione al comparto turismo, cosa che state facendo, ma non dimenticare che abbiamo bisogno di aiuti per far ripartire questo comparto. Se riparte il turismo a traino, ripartirà il commercio tradizionale, che ancora vive un momento di ancora più difficile rispetto a quello che stiamo attraversando noi. Grazie. Grazie Presidente. Allora, sono rimasti ancora pochi minuti perché poi dobbiamo continuare, per cui do la parola a Claudio Como. Tenga presente che il tempo si è un po' ridotto, per cui a qualche 3 minuti circa, 3-4 minuti. Sì, grazie dell'opportunità di oggi. Il Presidente Messina ha già espresso quella che è la condizione che vivono queste località, ma in più generale moltissime delle strutture ricettive italiane, la maggior parte. Per cui io voglio soltanto ricordare brevemente, lo cerco di farlo in modo conciso, quelle che sono la tipologia di attività ricettiva extraalberghiera montana che abbiamo all'interno di Compresa Accendi. Sicuramente case, vacanze, bed and breakfast adibite all'interno di abitazioni civili, ma anche imprese che hanno saputo organizzare spazi di benessere alla persona con delle spa, e spazi di somministrazione, e anche l'utilizzo degli spazi all'aperto, per cui diciamo che abbiamo una vasta composizione di strutture extraalberghiere nelle aree montane. E nel 2020 hanno lavorato, come tutte le aree di montagna, soltanto con un'estate, in un clima di grande incertezza, per cui diciamo che l'anno scorso possiamo ritenerlo cancellato. Quest'anno, oltre all'estate, speriamo che anche con il nostro intervento si riesca a lavorare in un clima anche invernale. Ci sono alcune misure che mi piacerebbe ricordare, che sono state molto utili anche alle aree mondane delle strutture extraalberghiere, come ad esempio il bonus vacanze che era stato inizialmente varato per 2,3 miliardi, ma che ad agosto 2021 segna un utilizzo soltanto di 1 miliardo, per cui mancano all'appello ancora 1,3 miliardi che ci piacerebbe avere la possibilità di utilizzare, perché danno veramente respiro a molte attività. Ovviamente però questo facendolo in un clima rinnovato, con l'esperienza depassata dell'utilizzo dei bonus. Possiamo ad esempio ricordare che non è stato possibile richiederlo quest'anno, per cui ci sono 1,3 miliardi che gradiremmo fosse possibile richiederlo
ancora a chi non l'ha chiesto e non solo a chi l'ha chiesto e non l'ha utilizzato. Non è più monetizzato dalle banche, diciamo che per la maggior parte dei gestori l'assenza è quella della liquidità. Le banche non monetizzando più, pensiamo ad esempio alle Poste, che è stato uno degli attori principali nella monetizzazione del credito, di fatto molte strutture stanno rinunciando a questi crediti perché hanno necessità di liquidità che prima potevano avere. Le date, ovviamente tutte le prenotazioni, uno dei problemi del bonus è che tutte le date si concentrano nei periodi in cui ci sono le feste a scuola di famiglie che hanno dei figli, per cui andrebbe trovato una formula, una soluzione anche a questo problema. Per poi l'ultima è quella dell'incentivo alle strutture ricettive ad utilizzare il bonus. Il bonus oggi è possibile spenderlo una volta soggiornato all'interno della struttura. Non è questo il modo in cui lavora il turismo italiano. Il turismo italiano lavora di promozione e prenotazioni anticipate, per cui andrebbe data la possibilità in una nuova veste di bonus vacanze di utilizzarlo in fase di prenotazione e non solo in fase di soggiorno. Un altro degli incentivi che è stato fortissimo è quello del credito di imposta locazioni e affitto d'azienda. Ricordiamo che il 70% delle aziende italiane sono in affitto e nell'ultimo decennio il trend dell'extralberghiero è veramente esploso. Per cui noi possiamo dire di avere il 70% di gestori dell'extralberghiero in affitto che sono stati aiutati fino a luglio 2021 e poi non avendo avuto più questa misura, che poi è l'unica entrata nei rapporti tra locatori e conduttori del più grande problema del turismo, l'affitto delle mura delle strutture ricettive. Locatori che spesso, conduttori che spesso hanno contratto dei mutui, che quindi hanno dei mutui da pagare e che, come diceva il presidente Messina, con il fermo delle moratorie avranno difficoltà a farlo, quindi probabilmente andrebbe valutata, visto che ormai siamo arrivati, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, nonostante siamo ancora in pieno tunnel, forse dovrebbe essere varata questa misura di estensione del credito per dare la possibilità a chi ha resistito fino ad oggi di continuare a resistere negli ultimi mesi di questo buio periodo. E poi c'è un tema che è sicuramente interministeriale che mi piacerebbe porre l'attenzione in questa occasione che mi viene data, è quella dei costi del personale. Una struttura ricettiva che ha una reception 24 ore, come accade nell'extralberghiero, proprio per la tutela anche delle persone all'interno, degli ospiti, ha comunque gli stessi costi di personale che abbia una camera oppure 10 camere all'interno. Noi abbiamo dei collaboratori, delle risorse umane che sono pagati al 70%, quindi non hanno lo stipendio su cui facevano conto, anche magari per pagare quei mutui di cui parlavamo prima, e che stanno a casa, quando i gestori delle strutture ricettive non hanno la capacità di pagare lo stipendio intero ai collaboratori che dovessero ritornare al lavoro per cercare di riattivare la struttura e garantire anche quelle proprie prenotazioni e anche casomai grazie al bonus vacanze dovessero riattivarsi. Per cui forse sarebbe il momento di andare a rivedere questa misura sulla base dell'esperienza fatta, andando a dare la possibilità ai gestori di pagare il solo 30% all'incirca alle risorse umane, ma consentendo un rientro al lavoro che dia la possibilità ai gestori di riattivare le strutture con uno standard di qualità che era quello prima del Covid. La devo Ci sarebbe invitare a molto a chiudere. rimanere. Esatto, sì. No, Va sappiamo che bene, sì, mi rendo conto, quindi grazie. ci sarebbe molto da dire, ma abbiamo altre persone, altri rappresentanti da udire. Sono convinta che alla fine riusciremo comunque a avere un quadro completo. Vediamo se ci sono dei colleghi che intendono intervenire. Sut, l'onorevole Sut, prego. Sì, solo per ringraziare per le proposte, numerose proposte che avete fatto. Se posso chiedere solamente se potete inviarci magari una memoria scritta, qualcosa anche di scritto per poter approfondirle. Grazie. Benissimo, sì, colgo anch'io l'invito, nel senso che avere della documentazione scritta ci aiuterà sicuramente per il proseguo dei lavori anche futuri. Bene, grazie e arrivederci. Arrivederci.
cortesia ci fate sentire anche l'audio se funziona? Buongiorno. Buongiorno, perfetto, buongiorno. Allora possiamo iniziare. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle proposte per la ripresa economica dell'attività turistico-ricettiva della montagna invernale in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021-2022 dei rappresentanti di Federazione Italiana Pubblici Esercizi, FIPE. Do la parola a Marco Fontanari, consigliere nazionale FIPE e presidente dell'Associazione Ristoratori del Trentino, ricordando che ha a disposizione 5 minuti per il suo intervento. Grazie. A lei la parola. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare la Presidente e tutti i componenti della decima commissione. Cercherò di stare nei tempi che ci avete concesso, ringraziando nuovamente per l'invito riservato alla nostra federazione, federazione che avete già avuto modo di conoscere magari in quest'anno e mezzo di pandemia, in quanto ci ha visto sicuramente protagonisti assieme a tanti di voi nell'affrontare al meglio quello che erano gli aspetti di carattere sanitario ed economico riguardanti i vostri e i nostri settori. Appunto, mi presento, sono Marco Fontanari, presidente dell'Associazione Ristoratori del Trentino, nonché consigliere di FIPE. Sono assistito in questa audizione dalla nostra avvocato Rebecca Giuliani e sicuramente ci tengo a sottolineare un paio di dati riguardanti la nostra associazione, che sicuramente nell'ambito dei pubblici esercizi, e nei pubblici esercizi sapete le diverse tipologie di attività che vengono rappresentate, è sicuramente la più rappresentativa a livello nazionale, nonché anche firmataria del principale contratto di lavoro di riferimento, nonché terzo contratto adottato a livello nazionale dopo quello del turismo servizi e dei metalmeccanici. Un settore sicuramente importante per tutta l'economia del Paese, un settore sicuramente importante sul tema che affrontiamo oggi per quanto riguarda l'offerta turistica del nostro Paese, che tutti sappiamo volere ed essere uno degli asset strategici e fondamentali per il successo economico, ma anche di appartenenza del nostro Paese. Settore che rappresenta sicuramente a livello nazionale un numero importante di imprese, sono 330.000 le imprese del settore dei pubblici esercizi per un'occupazione, per un numero di addetti di circa 1.300.000 unità. Questi dati pre-Covid che sicuramente sono stati inficiati dall'effetto pandemico, ma sicuramente stanno tenendo abbastanza e poi oltretutto vedremo anche quella che sarà appunto una delle criticità che vorremmo sottoporre alla vostra attenzione. Tornando appunto sul settore turistico, spesa certificata dal turista nel settore della ristorazione di 20 miliardi all'anno sui 90 miliardi del fatturato totale della ristorazione, con un valore aggiunto di circa 7 miliardi. Perciò già questi dati sicuramente sono dati importanti e giusto sottolineare in premessa. Ciò detto, sicuramente importantissimi anche per il nostro settore alcuni provvedimenti che abbiamo sentito negli ultimi giorni per quanto riguarda l'imposizione fiscale, l'ammodernamento del sistema giudiziale, sanitario, ma soprattutto scolastico e della formazione professionale, sul quale tema siamo molto attenti e anche molto vicini e collaborativi, essendo appunto uno dei settori, uno degli argomenti più sentiti anche da chi rappresentiamo. Ma quello che veramente ci teniamo a sottolineare, se di turismo dobbiamo parlare, turismo va visto appunto a 360 gradi per la competitività del proprio paese, ma nei 360 gradi ci auguriamo e vogliamo e così sia, magari risottolinearlo, che tutti quei provvedimenti adottati anche nell'ultima bozza di decreto legge, faccio riferimento a quella del 27 ottobre, in attuazione anche del PNRR, vengano anche poi declinati sui nostri settori. Qui soprattutto faccio riferimento, signori, al discorso dei bonus, del super bonus che è stato adottato per le strutture ricettive agrituristiche all'80%, riteniamo e chiediamo che possa comprendere anche i nostri settori appunto come parte fondamentale della filiera dell'offerta turistica nazionale. Per tornare un po' a quello che è il discorso, il punto dell'ordine del giorno rispetto alla ripresa delle attività turistiche economiche legate
alle zone di montagna, mi permetto nel breve tempo di sottolineare qualche punto, poi eventualmente sarò disposto a rispondere a domande più specifiche e a fine di questo vi invieremo anche una bozza, un documento che vada a sintetizzare quanto da noi richiesto. Partirei come primo punto il decreto legislativo 40 del 28 febbraio 2021. Questo è quello che fa riferimento al tasso alcolemico da parte degli sciatori. Condividiamo e sosteniamo anche noi, ma non solo per le attività sciistiche, un discorso che voglia vedere non un abuso di alcol né di altre sostanze di carattere stupefacente, perché siamo sicuri che sia un atto giusto e responsabile soprattutto verso i nostri giovani. Ma va sottolineato come ci sia ancora un po' una fascia grigia all'interno di questo provvedimento, laddove non va a indicare quelli che siano i tassi, ma fa riferimento al codice della strada, e perciò ci viene quasi scontato pensare che il tasso minimo sia quello dello 0,50, ma chiediamo che questo venga chiarito e specificato. Chiedendo poi la possibilità, so che questa era già stata chiesta, poi è stata rimandata e il provvedimento entrerà in vigore col 1º gennaio 2022, viste le difficoltà di ripresa dopo una stagione invernale chiusa, essendo questa la prima, ancora la possibilità perlomeno di derogarlo, di posticiparlo al 2023, lasciandoci quest'anno come anno transitorio, anche per poter fare una corretta informazione verso la clientela locale, ma soprattutto verso la clientela estera. Di pari passo su questo provvedimento chiediamo che possa essere anche spostato per lo meno di un anno, seppur condividendone il principio, il discorso dell'assunzione obbligatoria per i possessori dello ski pass. Questo ancora perché vediamo delle difficoltà ancora nella possibilità di sottoscrivere polizze da parte della clientela straniera, ma soprattutto dei minorenni che magari si recano in maniera autonoma nell'andare a acquistare degli ski pass. Punto 2, punto molto importante per noi. La ripresa nel settore del turismo c'è, l'abbiamo vista nell'estate, le notizie sono buone anche per l'inverno, oltretutto qua oggi in alcune località sta scendendo qualche fiocco di neve, perciò ancora più entusiasma l'avvicinamento di questa stagione, ma ci preoccupa un po' il discorso della forza lavoro. Questo è già stato sottolineato, molteplici sono i motivi che hanno visto un allontanamento di forza lavoro rispetto ai nostri settori, che non sto qua ad elencare, ma se c'è bisogno ribadirò. Sicuramente però per noi è importante in questa fase, da una parte, come sottolineato prima, in accenno alla premessa, della assoluta condivisione sotto l'aspetto di rafforzamento dell'istruzione della scuola professionale per qualificare sempre più il nostro settore. Dall'altra parte abbiamo assoluta necessità di reperire manodopera anche extra UE, soprattutto qua in montagna. Il fatto di manodopera extra UE è una cosa molto sentita, se ne necessita. Abbiamo bisogno che venga dato in tempi rapidi, se possibile, uno sblocco al decreto flussi. Sappiamo da cosa è condizionato, ma i tempi poi per attivare le pratiche e poter richiamare forza lavoro sono veramente ristretti e rischiano di mettere in difficoltà la piena operatività delle nostre aziende. Abbiamo notizie che alcune aziende dovranno lavorare col freno a mano tirato in quanto non si trova forza lavoro necessaria per poter soddisfare appieno l'esigenza Io aziendale. mi scuso, ma stiamo sforando di molto i tempi, per cui la inviterei per cortesia a chiudere. Cerco di Poi ci invierà sicuramente la assolutamente. documentazione. Ecco, su questo punto è necessario inoltre, se possibile, prorogare i permessi di soggiorno almeno fino al 31 di marzo. Abbiamo bisogno, soprattutto questi per i presidi di montagna, di riuscire a derogare un po' rispetto all'accesso nei rifugi di montagna, specialmente in condizioni di maltempo. Dobbiamo rafforzare i corridoi turistici non solo in uscita, ma magari anche in entrata. Sapete quanto è importante il mercato Certo, ci russo stai per le impegnando. zone di montagna. E chiuderei velocemente ribadendo il discorso del superbonus anche per i nostri settori.
Il discorso del PNR riguardo alla transizione ecologica e lo sviluppo di mobilità sostenibile, che è settore e argomento sentito e importantissimo per la montagna. Sappiamo quanto il turismo, poi il turista, è attento alle aziende che seguono questo tipo di filone. E chiuderei con tre ulteriori richieste: una proroga dell'esenzione IMU. Questa assolutamente sentita, ancora un credito d'imposta per quanto riguarda le locazioni invernali e soprattutto una veramente attenta e particolare attenzione al discorso lavoro sulle modalità d'assunzione, perché rischiamo veramente di essere in difficoltà con la Allora, manodopera per la stagione io invernale. la Grazie. ringrazio, le abbiamo fatto fare le corse, ma purtroppo non è rimasto il tempo per far intervenire i colleghi deputati, ma vedevamo che aveva dei punti specifici che appunto ci teneva a manifestare. Se ci inviate una documentazione, sicuramente è molto utile, potete integrarla quanto ritenete opportuno. E noi vi salutiamo e vi ringraziamo perché dobbiamo procedere con le altre persone da udire. Grazie, buongiorno. Grazie Presidente, grazie a tutti.